buongiorno a tutti, siamo su Vita da Trader e questa è l'ultima intervista del 2015. Prima di iniziare, se hai voglia di mettere più focus e concentrazione nel tuo trading, ricordati di dare un'occhiata a Trader Focus, il primo corso di Vita da Trader Upskilling. Ora passiamo alla nostra intervista con Alessandro Aldrovrandi. Buongiorno Alessandro, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao a tutti. Come al solito iniziamo dalla tua storia, quindi quando e perché hai iniziato a fare trading? Ho cominciato a fare trading praticamente nel 1999, quando c'è stata la diffusione di massa di internet, sono stati aperti le prime banche online, le prime società di trading online e solo grazie a quelle sono riuscito a concretizzare quello che era la mia passione, quindi fare il trader, il cosiddetto fai da te. Il perché ho cominciato in realtà è qualcosa che già avevo dentro da molto tempo e finalmente sono riuscito a concretizzarlo, perché prima era una professione che non esisteva. L'ho fatto perché ero appassionato di questo settore, avevo un'ottima ragioneria e insegnante di tecnica bancaria che mi ha fatto appassionare alla materia. Ricordo che ero ancora in quinta ragioneria, avevo già 18 anni, mi stavo per diplomare e ricordo che con un piccolo capitale alla fine della scuola, all'una, quando finivano le orari di lezioni, correvo con la bicicletta in banca, chiudeva all'1:20, in quei 20 minuti all'ufficio titoli al Borsino riuscivo a comprare e a vendere le azioni. Non fu una grande esperienza, anche se non particolarmente positiva, perché fu l'87 e nell'estate successiva, l'estate dell'87, tutte le borse crollarono, quella americana in primis, il famoso lunedì nero che ancora si ricorda, quando il dollaro arrivò a quotare 2000 lire. Ecco. Storie vecchie. e quindi nel 99 hai potuto farlo in modo professionale. Nel frattempo cos'era successo tra l'87 e il 99? Avevi studiato, ti eri preparato in qualche modo oppure hai iniziato poi nel 99 anche ad affrontare insomma tutte le parti tecniche? No, diciamo che negli 8-9 anni precedenti, a parte il periodo dell'università, dopo il periodo universitario ho fatto il promotore finanziario, mi sono occupato di risparmio gestito, tra l'altro anche il 94, 95, 96 sono stati anni boom per il risparmio gestito, anche lì molta esperienza sui fondi comuni, regolamentazioni, contatto col cliente, e quindi sono sempre letture di giornali, insomma informazione, la prima di informazione finanziaria sono state per me. Ricordo che studiavo i sabati, uscivano i giornali, c'era Borsa e Finanza, Milano Finanza, Bloomberg, tanti settimanali, e tutti insieme perdevo i sabati veramente a leggere e studiare le interviste dei grandi gestori per capire qualcosa. Quindi è stato poi alla fine il promotore finanziario deve, tra virgolette, vendere i prodotti finanziari, i fondi comuni, ma è stato anche un'occasione e per imparare molte cose. Infatti da lì poi ho deciso di fare il salto di qualità trasferendomi a Milano, dove poi ho fatto il corso IAF per diventare analista finanziario e gestore, poi anche il corso SIAT, quindi analisti tecnici, quindi trader. Quindi da un punto di vista tecnico ti sei formato in modo molto non da autodidatta, insomma hai comunque seguito, forse sei il primo tra quelli che hai intervisto che ha avuto poi queste qualifiche già dall'inizio, tra l'altro, insomma. E a quel punto sì, insomma, e quindi avevi già inquadrato il fatto che la questione andava presa seriamente. Sì, dovevo decidere che cosa fare, non sono mai stato particolarmente precoce nelle mie cose. D'altro canto abitavo in provincia di Modena, insomma, erano gli ultimi anni in cui insomma si poteva ancora prendere la valigia e trasferirsi a Milano un po' in cerca del sogno, cosa che nel 98-99 nel pieno della boom economy, quindi è stata un'esperienza professionale molto importante, ma anche personale, devo dire, anche di vita. E cosa è cambiato nel momento in cui hai iniziato proprio a fare trading per te, quindi? Beh, è cambiato nel senso che, beh, innanzitutto molta soddisfazione, molta realizzazione, e sono stato finalmente felice di poter fare quello che volevo, le mie soddisfazioni economiche, avevo la mia libertà, anche se poi pensavo di averne molta di più di quanto in realtà
e non abbia, pensavo di essere felice e sereno, magari potendo viaggiare nel mondo con solo a portata di mano un computer. Ho visto che non è affatto così, e quindi è un po' diverso da questo punto di vista. Riguardo alla formazione, ti devo anche aggiungere che in un periodo ho lavorato anche in una SIM, e EFTA SIM allora, nel 2001-2002, quindi all'interno di un'istituzionale, e quella è stata veramente la chiave di svolta per quanto riguarda il mio trading. Io allora mi occupavo solo del settore trading online, quindi alla fine dovevo vendere servizi e aprire conti, e però questa SIM aveva all'interno un ufficio dove facevano trading di proprietà, cioè c'erano dei trader molto esperti, molto famosi, molto conosciuti, che lavoravano con i soldi della SIM per fare soldi per la SIM. Ricordo che allora questa SIM muoveva addirittura il 30% del controvalore annuale del contratto FIB, io lo chiamo ancora FIB, l'attuale Future Futures MIB, e da loro, non dico lavorando insieme perché eravamo su piani separati, però insomma coglievo spesso l'occasione di salire due piani, andare al terzo piano dove erano loro e diventare amico dei Certo. vari trader, stare qualche mezz'ora di fianco a loro a imparare le loro strategie, che poi con questa scusa, in realtà imparando da loro, scendevo di nuovo a EFTA Trading, che era il servizio di trading online, e così facevo corsi e trasmettevo ai clienti in modo che potessero operare meglio. Ma io ho imparato davvero, davvero moltissimo. Ricordo che ero entrato in simpatia anche del direttore generale, a sua volta ex trader. Qualche volta mi portava nel suo ufficio e su un grafico a 5 minuti, a 5 minuti o addirittura un minuto mi diceva: qui devi fare così, qui mi devi fare cos'ha. Sono state ore Caspita, bello. importantissime per Bellissimo. me. Sì, sono gratissimo a queste persone. Senti, quali sono stati gli ostacoli o i momenti difficili che hai sicuramente avuto e come li hai superati? Ostacoli ce ne sono stati, ce ne sono stati, ricordo uno nel 2005 e 2005-2006, perché la borsa italiana cresceva e basta, cresceva, saliva, saliva, saliva e non scendeva mai, saliva sempre molto lentamente senza mai scendere. Io che ero abituato a fare scalping, quindi usare grafici a un minuto, francamente non cominciavo più, non riuscivo più a leggere bene il mercato, e l'ho superato aumentando il time frame. Nel pomeriggio, quando ancora si è nel pieno dell'attività, che ero completamente sballato, non sapevo più dove erano i prezzi dei medie mobili, indicatori, oscillatori, ero completamente fuso. E quindi sono passato a un time frame più alto, a 5 minuti, e devo dire che ormai uso quello, ormai sono quasi una decina d'anni, ed è questo, credo, la mia dimensione per l'intraday, diciamo, ottimale. Quindi l'ho superata passando un time frame più alto. La seconda occasione di difficoltà invece è stata dopo spero di non essere l'unico, ma non credo, dopo la crisi del 2008, dove veramente tra la volatilità che non così elevata, poi anche delle perdite anche sostanziose e frequenti, anche lì io sono accorto che il mercato era cambiato e stava cambiando. E in questo caso l'ho superato, meglio lo sto superando, perché questi anni sono stati veramente, a me hanno ancora lasciato molto segno, quando ci penso a certe giornate da meno 8 o da più 8 senza volere, che magari non hai colto per recuperare, mi fa ancora male la pancia. E a questo l'ho risolto affiancando all'attività discrezionale di scalping intraday i trading system. E quindi ho imparato a fare trading system. Mi sono affiancato ad alcuni colleghi esperti di trading system, mi sono incollato, ho evitato di fare tutti gli errori possibili e immaginabili, ho cercato di sfruttarli, mi sono attaccato come una coccia, ho sfruttato tutte le loro informazioni, decenni di prove e tentativi, ho preso il meglio e da qualche tempo ci sto lavorando. Direi che a questo punto ho molti trading system, ai quali francamente non mi affido totalmente, perché la statistica va sempre presa un po' con le molle. Comunque io la penso in un modo, il mio trading system a volte può pensarla nello stesso modo, quindi vado sicuro. Se siamo un po' in contraddizione, diciamo, preferisco stare fermi.
Quindi insomma, uso una metodologia complessiva un po' semi-automatizzata. Se il trading system mi dice delle cose, io vado a vederle, poi posso crederci o non crederci, ma almeno ho un punto di riferimento diverso, perché quando sono da solo, davanti ai miei dubbi, sono davvero da solo. Se ho il Certo. trading system, è come se avessi qualcun altro anche con cui confrontarmi. O comunque una versione di te stesso che rimane obiettiva qualunque cosa succeda, per cui perché comunque Sì, l'hai esatto. fatto tu, quindi non è qualcuno che la pensa in modo totalmente diverso, però rimane impassibile, insomma. Beh, È più disciplinato di me, di sicuro. di chiunque, non solo di te, sicuramente. Sono fatti apposta. E quindi adesso stai mantenendo questo tipo di operatività comunque intraday con time frame abbastanza bassi. Lavori sul 5 Sì, minuti nel anche. discrezionale, diciamo. Poi è chiaro che il trading Sì. system puoi sbizzarrirti con tantissimi time Sì, frame, strumenti e certo. strategie con più facilità. Sì, i trading system generalmente vengono, i trading system che ho solitamente sono basati su un time frame orario, che è il migliore. Mi sto sbattendo la testa da parecchio tempo a trovare dei buoni trading system con time frame a 5 minuti, ma francamente ancora non ho i risultati che desidero. Paradossalmente trovo più efficienti i trading system tick by tick, o N range, insomma, quindi addirittura proprio a ticker, che sono con un time frame, diciamo, minimo, anche però se talvolta lì, e quindi i trading system mi aiutano a capire anche in questo, tra slippage e commissioni, anche qui non si raggiunge proprio l'efficienza. Però le strategie di per sé funzionano meglio. Le prime idee che uno ha senza perfezionare troppo già funzionano abbastanza. Senti, ritornando un attimo all'inizio, dopo quanto tempo hai iniziato a contenere le perdite, ad avere poi un guadagno costante più o meno, no, non al giorno, ma insomma, diciamo, nell'arco di tempo ampio? Ci ho impiegato 3-4 anni. Sì, per dare un'idea appunto che non è una cosa così immediata, no? No, 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 no. Ho impiegato storia in cui ti senti padrone del mondo e remida perché capisci Certo. tutto il mercato con giornate eccezionali, al giorno dopo dove rovini tutto e ti chiedi: ma perché non sono stato a letto questa mattina? E così, sì. L'instabilità è la cosa, è una malattia grave che i neofiti devono per forza passare, poi dopo, a forza di sbattere, passerà anche a loro sicuramente. Senti, hai usato o usi tuttora un diario di trading o qualche strumento simile per imparare poi dai tuoi errori, magari non tanto tecnici, ma errori di gestione o comunque psicologici? Sì. Io sono un amante dei bigliettini, io scrivo e annoto qualunque cosa debba fare di meglio, anche qui la scrivania è piena. Sì, sono tutti gli errori, annoto tutti gli errori che commetto o noto, e quindi è un foglio praticamente, ormai intanto lo riassumo in un unico foglio, gli errori che commetto sono 30, sono sempre quei 30 purtroppo. Non riesco mai a imparare dagli stessi errori, ma alla fine sono sempre quei 30. Li segno e sono 30 gli errori, non riesco sempre a eliminarli. E poi altre cose che mi noto, più che diario di trading, mi annoto determinati casi operativi che si muovono in un certo modo e l'indicatore che si muove in un certo modo. Ecco, questo bigliettino appunto mi disegno come sono andate le cose e che cosa in quel caso sarà fare, oppure effettivamente le cose come sono andate o non andate. Mi servono per capire, mi servono per memorizzare. Io ho bisogno proprio dell'immagine visiva per capire meglio le cose, non riesco ad averla così con l'immaginazione, ma ho bisogno proprio di leggere. E poi dico sempre: quando un giorno raccoglierò tutti questi bigliettini con tutte queste casistiche operative, scriverò un libro con tutti i vari trucchetti del mestiere. Qual è stato il tuo peggiore, il tuo migliore trade e
cosa, ma soprattutto, cioè non la descrizione del trade, ma cosa hai imparato da entrambi? Lo ricordo bene perché praticamente è stata la stessa operazione fondamentalmente, nel senso che l'errore di base è abbastanza semplice, ho scommesso su un dato macroeconomico, su un dato delle 2,5 della Banca Centrale Europea, ma parlo già del 2000, 2006-2007. Ero strapieno di contratti future sull'euro-dollaro che oltretutto hanno un effetto leva altissimo nel caso del mio broker, insomma, anche perché il margine intraday, quindi un effetto leva 35, 40. E in giro di pochi minuti sono arrivato a perdere 60.000. Stoppata ovviamente la posizione, ma stoppata così in ritardo proprio per la difficoltà proprio materiale, del tempo materiale di andare a impostare il mouse, cosa che non avevo fatto perché nella mia presunzione ero convintissimo che il mercato andasse dall'altra parte. E però, come spesso avviene, ho chiuso, poi ho riaperto la posizione nella stessa identica direzione. Sentimento dall'altra parte, quindi l'estrema volatilità del mercato su questa decisione della BCE, sono andato dall'altra parte, che era la mia direzione originaria, e ho guadagnato 200.000 euro. Quindi ho perso i 60 e guadagnati 200, con un su e giù avvenuto in giro il calo del perdito di 60.000 è avvenuto in 5 minuti, la salita poi è durata. I 200 sono durato circa un'oretta, però è stata veramente una giornata, un'operazione stupida e disastrosa per quanto chiusa in modo positivo. Quindi la mia migliore peggiore operazione è questa, è la stessa, è avvenuta nello stesso momento. Che cosa ho imparato? Ho imparato che prima bisogna mettere gli stop loss, secondo che non bisogna mai scommettere sui dati economici, ma questo è un dato dal fatto. E terzo, che se poi alla fine ho guadagnato molto è solo stata fortuna. Quindi, ma non ho imparato, non è che abbia imparato moltissimo, cioè, nel senso che sì, voglio dire, sono stato stupido e basta, ho imparato quanto sono stupido. E com'è la tua giornata tipo? Non mi alzo prestissimo, comincio a lavorare sul FIB alle 9:30, rimango attaccato al video fino all'1:30, pausa di un'ora fino alle 2:30, un po' prima quando cominciano i dati macroeconomici, e poi rimango fondamentalmente ancora seduto qui in ufficio, quando capita, fino anche, a parte qualche pausa intermedia per un caffè, per una lettura del giornale o per cose familiari, ma talvolta fino alle 9:30. Se trovo che ci siano occasioni di operatività, dopo le classiche canoniche 5:40, 17:40 del FIB, anche sul DAX e sulle future americane, che ovviamente continuano invece a negoziare fino alle 22. Quindi ci sono parecchie giornate in cui sono appunto attaccato il video 12-13 ore al giorno. E comunque sono sempre in ufficio perché se non faccio esclusivamente trading, poi ho altre cose da fare, faccio anche consulenze, faccio corsi, insomma. Quindi sono molto piantato qui in ufficio, devo dire. La solitudine nel trading è una cosa che hai sentito, soffri, hai trovato un modo per bilanciarla? Perché comunque è una professione che per forza di cose fai da solo, quindi rispetto ad altre, se vuoi un confronto lo devi cercare, insomma. Diciamo il problema della trading room o cose di questo genere, e francamente nel mio caso, io abitando non in una grande città come Milano o Roma, ma per scelta abitando in una città di provincia, la trading room non è assolutamente possibile. Quindi non mi sono mai posto il problema. Ho talvolta partecipato ad alcuni forum o chat aperte tramite Skype e altri, e
Più volte l'ho fatto, dove ognuno scriveva la propria opinione sul mercato, la propria operatività, eccetera. Ho visto che non so perché ogni 3 mesi si finiva per litigare. Non nel mio caso, perché non fa parte del mio carattere, ma sono successe cose assurde e ho visto che non ci si riesce. Vedo anche in giro da altre parti che si sta insieme qualche tempo e poi si finisce per litigare e insultarsi. Francamente non lo so, è una cosa che è noto da sempre, ma anche recentemente, una trading room molto famosa, c'è qualche socio che va via, eccetera. Non so, due trader insieme forse vanno d'accordo, perlomeno io con un altro trader sono sicuro di andare d'accordo perché ci lavoro spesso, quindi posso fare nome e cognome al momento. Tre no, tre non vanno mai d'accordo, ecco, quindi diciamo che per un periodo ho cercato di ovviare alla cosa comunque. Un periodo in cui effettivamente mi sentivo un po' solo, un po' indeciso, sempre nel 2008-2009, quando il mercato mi ha fatto sballare, ho preso insieme a un amico, collega trader qui, dove abito, un ufficio fuori, un ufficio qui, quindi tutte le mattine ero costretto, e volentieri, insomma, a uscire, prendere la macchina, andare, parcheggiare, prendere un caffè, fare colazione, leggere i giornali, insomma, far finta che sia un lavoro, no, far finta, un lavoro serio, ma insomma, darmi il tono del lavoro, insomma, mettevo anche la giacca e la cravatta. Anche qui, se sono comunque in un ufficio separato da casa, ma comunque mi basta la rampa di scale per scendere in casa, anche qui voglio dire, non sono in pigiama o in ciabatte, mi do un tono lo stesso, la barba me la faccio, insomma, a parte che ce l'ho, voglio dire, ma quando non ce l'avevo me la facevo. E quindi sì, mi sono preso un ufficio fuori casa, poi l'altro trader ha deciso che non gli interessava più e quindi sono rimasto un'altra volta da solo. Questa sulla storia sulle mie trading room. Sì, la solitudine c'è, ma io non sto abbastanza bene da solo, ascolto la musica, ascolto musica classica, non voglio dire, non mi manca. Poi, insomma, ho tanti amici, colleghi con cui si fanno delle cose insieme, ci si scrive spesso, quindi non mi sento assolutamente solo. Poi tutti i colleghi, amici che sono diventati amici, colleghi intendo, sì, insomma, tutte le persone che ormai da anni fanno insieme a me, con me. Magari prima di me il relatore, l'ITF di Rimini, Anatol Expo, siamo anche diventati amici, quindi ci si scrive, si chiede opinioni, informazioni del settore, quindi non mi sento mai solo, ecco. Tu fai formazione, mi sembra di aver capito dal sito anche. Sì. Come mai a un certo punto hai deciso di fare formazione? Che cosa ti ha spinto? Beh, veramente mi è stato, cosa mi ha spinto? Innanzitutto un aspetto anche economico, dubbio, ma più che altro anche una forma di realizzazione, diciamo un po' di sano narcisismo, se i broker ti chiamano ai loro stand a tenere dei corsi, ti danno anche qualche centinaio di euro, perché poi le cifre, gli onorari sono quelli, beh, mi fa piacere vedere il proprio nome sulle locandine dell'ITF di Rimini, del Tall Expo di Borsa Italiana, fa molto piacere, quindi si tratta più che altro di narcisismo, poi ripeto, i compensi sono più che altro rimborsi spese. E, mentre invece le formazioni che faccio, ecco, un aspetto più interessante anche dal mio punto di vista più economico è invece quella della formazione per trader avanzati che vogliono fare future intraday, ecco. Quindi qui la nicchia di persone che sono interessate è molto bassa e quindi non è che ne faccia tante di corse, io li propongo ma non ne faccio tantissimi durante l'anno. Però quelli che faccio solitamente lo faccio per far crescere persone e solitamente queste persone diventano anche amici e tra queste a volte c'è anche qualche talento che fa prende la strada e cammina con le proprie gambe. Ho ad esempio quello che chiamavo cliente corsista da me che adesso faceva l'agente di commercio, attività insomma che non gli dava molto soddisfazione. E tuttora fa di professione il trader privato, grazie a quelli che sono i miei insegnamenti. Addirittura lui si è trasferito a Singapore e fa questa attività da Singapore anche sui mercati asiatici. E la seconda attività invece è live trading, cioè faccio veramente trading dal vivo. Tutti i mercoledì mattina, adesso non per fare pubblicità, però è
se me lo chiedi, tutti i mercoledì mattina ci si può collegare abbonandosi al mio computer, alla mia voce, e faccio vedere quelle che sono le mie operazioni quotidiane del mercoledì mattina. Quindi chi vuole replica le operazioni, chi vuole imparare, posso spiegare le cose. Insomma, mi piace essere molto, molto concreto in queste cose. Hai trovato un parallelismo tra la tua crescita come trader e come persona? Mi spiego. Ci sono delle cose che hai imparato dal trading e poi ti sei reso conto che le hai applicate anche nella vita, oppure l'inverso? Beh, direi che per trading non intendo solo stare davanti al computer e cliccare il bottone vendi acquisto, significa essere a tutto tondo all'interno di questo settore e nel mio caso, come anche nel caso di altri che ci sono da prima di me e sono anche molto più bravi di me, insomma, anche nel mio piccolo, anch'io sono un po' conosciuto e un po' protagonista, quindi far parte del settore mi ha aiutato molto. Fare il trader, il parallelismo tra trader e persona, direi che il trading mi ha dato e mi ha tolto anche. E mi ha dato tanto perché io ero una persona estremamente timida, una persona molto chiusa, ed invece a forza di tenere corsi, a forza di parlare con la gente, a forza di stare in mezzo alle persone, mi ha permesso, insomma, sono riuscito a esprimere me stesso, quindi sono molto contento, soddisfatto e realizzato, con ottimi rapporti interpersonali che a 18 anni mi sarei mai sognato di poter avere, e risulto anche mediamente simpatico, tutto sommato, e senza modestia a parte. E, dal punto di vista, e poi ancora mi ha dato la sicurezza, mi ha dato realizzazione, mi ha dato soddisfazione, mi ha dato capacità di decidere in fretta, decisione, perché col trader devi decidere in fretta, sicurezza, insomma, queste cose, insomma, di importanza. Mi ha tolto invece, mi ha tolto un po' in salute, devo dire. Mi ha tolto un po' in salute perché, non perché sia malato, però effettivamente non ho già una gran forza di volontà, però stare tante ore sedute qui al computer, innanzitutto mi ha fatto lo stress, crea appetito e quindi sono ingrassato. Io in 10 anni sono ingrassato 20 kg. Scusa, si vedono tutti. Lo stress è aumentato moltissimo. Quando finisco il trading alle 21, alle 21:30 e scendo, io per mezz'ora sono assolutamente ancora intrattabile, non passo a parlare con nessuno perché sono ancora con la testa e nei numeri, e quindi ho delle risposte, degli scatti. Insomma, in famiglia non sempre, il nervosismo a volte c'è in certe giornate, e poi mi ha tolto un po' anche la libertà, voglio dire, me la sono cercata io, devo dire, me la sono cercata io perché mi piace, però mi rendo conto che io, cioè io a volte non so cosa voglio dire andare a prendere un aperitivo, perché tutte le giornate che sto, cioè non so cosa faccia la gente in giro alle 5 del pomeriggio, non riesco a capirlo, cosa c'è da fare, io non ci sono mai in giro alle 5 del pomeriggio, neanche alle 6, neanche alle 7, io gli aperitivi li ho persi completamente, e quindi perché per me sono le ore operative. Posso permettermi di stare un'ora in più a letto al mattino, sì, però i pomeriggi sì, quindi ecco, mi hanno tolto queste cose, ma non è che me le ha tolte, me ne sono tolte da solo. Che cosa consiglieresti a chi inizia oggi? Beh, che inizia oggi, beh, ha una grande fortuna rispetto a chi ha iniziato 15 anni fa. Beh, oggi una fortuna, una sfortuna. Una fortuna che, fondamentalmente, non è più una fortuna. Ha davanti tutto lo scibile possibile e immaginabile della finanza operativa mondiale, consultabile gratuitamente, usufruibile gratuitamente su internet. Certo, è uno svantaggio perché hai talmente tanta roba, infinita roba, che poi non sai cosa fare, non sai cosa scegliere. Questo è altrettanto vero. Però si può selezionare. Bisogna leggere libri, bisogna navigare su internet, cercare siti internet, bisogna partecipare ai corsi gratuiti o a pagamento, investendo qualcosa, e annotarsi tutto.
Da ogni evento, esperienza, libro c'è una parola, una frase, un'osservazione, una pagina di un libro anche di 200 pagine. Una pagina è sicuramente una pietra miliare che ti serve nel trading. Raccogliere tutte queste informazioni, sintetizzarle, scegliere ciò che funziona e ciò che non funziona. Ad esempio, le teorie di Gann si sa che non funzionano, quindi è inutile leggere o tenere in mente le teorie di Gann, non funzionano, amen. Le teorie di Elliott in Italia c'è solo una persona che è capace di farle e le fa lei perché è capace lei nella sua testa, altri non sono capaci, quindi anche lì evitare, insomma, scartare ciò che non funziona, scartare ciò che non piace, ecco, quindi nelle tante cose che ci sono, cominciamo a scartare. Scartare ciò che non piace, se uno non sopporta determinate perdite, se uno non sopporta un time frame e ne preferisce un altro, se uno preferisce uno strumento con un effetto leva, c'è invece chi invece preferisce l'azione molto tranquilla, c'è chi invece ha una mente aperta, matematica e particolarmente intelligente da riuscire a fare le opzioni, le combinazioni di opzioni, cosa che io ad esempio non so fare perché non ho mai capito. Quindi ognuno cerca di adattarsi in quello che è la metodologia, il criterio e lo strumento che gli sta bene a lui come persona, che lo faccia star bene nella pancia, nella propria operatività. Seconda cosa, bisogna essere capitalizzati. Cosa consiglio? Essere capitalizzati. Non si può partire con 10.000 euro. Qualunque cosa si faccia, anche fosse il Forex con effetto leva a Sì, 400, certo. non si comincia con 10.000 euro, secondo me neanche con 20.000, secondo me neanche con 30.000. Se uno vuol partire seriamente sono 50.000, minimo. Poi non devi investirne tutti i 50.000, però il capitale di base deve essere questo. Qual è il consiglio che vorresti aver ricevuto tu prima di iniziare? Qualcosa che se te l'avessero detto ti avrebbero evitato qualche mal di pancia o qualche problema. È che la borsa scende. No, c'è un bellissimo libro di un mio amico, collega, che racconta la storia della finanza degli ultimi 30 anni, dal titolo Bella la borsa, peccato quando scende. E credo che sia un titolo azzeccatissimo, è vero. E no, a parte questo, seriamente, la cosa che mi piacerebbe avessero insegnato e che ho imparato dopo a mie spese. Adesso se ne parla tantissimo, scrivono libri, eccetera, è il money management, la position side, con quanti soldi entrare in ogni operazione, dove posizionare lo stop loss, come, quando e perché, insomma, la gestione della posizione. Ecco il money management, quello che viene chiamato money management fondamentalmente. Allora invece ci andava un po' a naso, investo 10.000 euro, compro, vendo, lo stop loss veniva messo lì, un tick sotto la resistenza, un tick sopra il supporto. Tutte cose che ormai oggi come oggi non funzionano più. Oggi ci sono dei calcoli precisi da poter fare in modo da, insomma, riuscire a gestire l'intero portafoglio. Quei 50.000 euro, voglio dire, di cui ho detto prima, si sa se si perdono 1.000 euro, se si perdono 2.000 euro, come, quando e perché, e si decide anche già prima che io perdo fino a 2.000 euro, punto e basta. E per far questo devo investire tot. Che cosa è determinante secondo te per avere successo nel trading? È determinante imparare. Ma un po' tutte le cose che abbiamo detto. Capitale, beh, capitale bisogna averlo. Tanta passione e un po' di predisposizione, un po' di talento. Dove per talento si intende eliminare tutti i difetti fondamentalmente, i difetti umani che si hanno. Ma per carità, non tutti sono uguali. Io a volte ho tenuto corso, ricordo di una persona che ha fatto un corso addirittura con me 2 giorni, ha pagato molto e gli ho spiegato la strategia di trading, che tra l'altro non era neanche particolarmente complessa, ma continuava a farmi domande. Alla fine del secondo giorno, indicando sul grafico, mi ha detto: ma che cos'è questa linea rossa? Era una media mobile a 25. Scusa, ma te l'ho detta ieri alle 10, sono le 6 e siamo ancora da capo.
non tutti, ma credo che, e mi riferisco a questa persona, ci ho pensato, in realtà è che molte persone fanno purtroppo quella crisi che c'è, cercano un'alternativa, cercano un lavoro, cercano fonte di reddito, pensano che fare il trader da casa con un computer sia una cosa facile, immediata, che possono fare tutti, leggendo qualche newsletter, soprattutto mettendoci del proprio, perché il trader ha anche sempre la brutta abitudine di avere una produzione che puoi ascoltare 10 maestri, 10 persone, personaggioni famosi che ti posso fare il nome, ma comunque lui riesce comunque a non essere d'accordo con qualcuno e ci aggiunge del suo, a volte sbagliando. E poi insomma è brutto perché molto spesso viene preso come un gambling, come un betting, come gioco. Un difetto grosso che hanno ad esempio gli asiatici adesso, che vanno asiatici che con il forex va di moda, ma per loro è betting, è gambling, gioco, scommessa, come il Superenalotto, rosso o nero, insomma come alla roulette, senza nessuna strategia, se non considerando un'attività di impresa, un lavoro normale come tutti gli altri, come un imprenditore. Sì, tra l'altro stavo facendo una riflessione proprio in questi giorni che in realtà c'è una differenza notevole perché nel gambling la fine del gioco è decretata prima ancora che inizi, cioè tu rischi X, li puoi perdere o puoi vincere, però a un certo punto quel gioco finisce e non dipende da te. Nel trading no, se tu non metti uno stop loss puoi andare avanti a perdere all'infinito. Quindi è molto più pericoloso, cioè entrare con la mentalità del gambler in un ambiente che invece non ha le stesse re regole è ancora più pericoloso e di questo tanti non si rendono conto all'inizio. Perché Sì, devi, cioè, infatti. l'uscita dall'operazione è una scelta attiva, sei tu che devi decidere adesso basta o perché ho guadagnato o perché sono in pari o perché ho perso, ma lo devi decidere tu. Sì, infatti, sì, anche se poi in realtà sì, quando vai con un conto corrente, quando hai una posizione particolarmente in perdita e vai con un saldo potenziale negativo, è il broker che chiude la Vabbè, posizione ok, però a zero. hai Quindi perso tutto, cioè, a quel sì, punto hai perso esattamente. Sì, tutto. certo, E sì, sicuramente. quindi è ancora Esattamente più, così, sì. sì. Ed è un circolo vizioso questo perché. Soprattutto appunto per chi le prende come un gambling, magari inizia a mettere 5.000 euro su un conto, su un forex broker, dico questi perché sono quelli che in questo momento, e poi non parlo neanche delle opzioni binarie, che quelle sono veramente una cosa da galera, però sul forex anche lì, queste pubblicità che vedi ogni Sì, tanto, e no, anzi piuttosto spesso, piuttosto sono spesso. piuttosto ingannevoli per dire. Per esprimermi bene, oggi nella pausa si vede un medico Sì. in camice ancora che oggi nella pausa pranzo ha guadagnato 1.500 euro. No, non è affatto così. E quindi cosa succede? Dicevo, aprono un conto da 5.000 euro, fanno gambling, rosso nero, long short, effetto leva 5 a 400, si fa Un prestissimo perdere lì, ma secondo. voglio dire si fa presto in un'ora, 2 ore, Sì, non è sì. che. E poi dice, ho perso 5.000 euro, vabbè non è tanto, e gliene metto altri 5. Li perdi tutti e gli metto altri 5, cioè il fatto di averne persi sempre pochi, anche se zero, ti dice posso sempre recuperare, posso gliene metto ancora perché 5.000 non sono tanti. E alla fine ti accorgi che ne La hai persi somma. 50, 60 e 100. Se invece si parte già con un bel capitale grosso e ti metti a fare trading seriamente, questo non capita, metti uno stop loss a 45, va bene, hai perso tutti i 5.000 come prima, ma te ne rimangono 45 con il quale puoi fare tantissime, tantissime cose. È un po' il discorso delle percentuali, il gioco delle percentuali, insomma, se perdi il 50% del tuo capitale, poi Sì. per tornare all'inizio non devi fare più 50, devi fare più 100%, e quindi diventa difficilissimo, insomma, non bisogna mai perdere. Non bisognerebbe mai perdere, in particolare sui future, per quanto mi riguarda, a volte si è, con il discorso dei margini, eccetera, a volte si è venendo conto che sotto certi aspetti sono costretto a guadagnare.
anche 100 euro per operazione, ma meglio 100 euro in più che 200, meglio, sì, meglio 100 euro in più che 100 euro in meno, insomma, Vabbè. ma il peso di 100 euro in più è molto di più di 100, è molto meno di 100 euro in meno, non so se vi spiego, Sì, sono gravi, sì. sono costretti a guadagnare, sì. Perché molti trader non riescono ad avere successo? Secondo te? Secondo quello che hai visto, insomma. Per i motivi che abbiamo appena detto, poco capitalizzati, effetto leva esagerata, e viene presa appunto come una scommessa. L'effetto leva è deleterio questo, perché è ingannevolissima. Fai due operazioni buone, magari di fortuna, e guadagni 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro. Uno comincia a fare i suoi calcoli e dice: caspita, allora se guadagno 2.000 euro tutti i giorni e sono 40.000 euro al mese, quindi sono 500.000 euro Sì. all'anno. Cominciano a fare questi discorsi completamente teorici dove compili un foglio Excel. Non è così. In realtà ne perdi 2.000, 3.000, 5.000 il giorno dopo. E poi perché non si fanno prove, non si fanno statistiche, non si fa paper, si va subito direttamente al mercato, proprio come una scommessa, mentre invece le strategie devono essere chiare, precise, ma anche 6-7 regoline belle scritte e seguirle in modo ripetitivo, senza troppe. Una volta che si è verificato che funzionano, ma per funzionare basta che funzionino al 55%, non è Ottimo, richiesto sì. e che funzionino all'80%. Ecco un'altra cosa che è venuta fuori al Tol Expo, ad esempio, che qualcuno mi ha contestato il fatto che i trading system al 55% facciano schifo, perché c'era qualcuno che aveva invece delle strategie al 68%. A parte che non ci credo, perché non esistono i Vabbè, migliori. magari avevano comunque il profit factor da solo, non è che sia così No, ma determinante. queste erano le operazioni vincenti, la Sì, percentuale di esatto. operazioni vincenti è 68%. No, guarda, io ho consultato e conosco, sono amico dei massimi esperti di due, sono Malverti e Unger, di trading system italiani, non ci riescono neanche loro, ma neanche ottimizzando i sistemi. Il 55% è un ottimo invece risultato. Se tu avessi una monetina e lanciassi teste o croce, avessi infinito tempo e infinito capitale, sicuramente vinceresti, avresti profittabilità. Quindi le strategie hanno questi risultati. Voglio dire, qualunque cosa di analisi tecnica, che sia un triangolo, un testa-spalle, una media mobile, una resistenza o quello che vuoi, l'analisi tecnica ha questa efficacia. Nella miglior ipotesi è un 55, in tanti altri casi è solo il 40. È già un'indicazione importante. Riguardo, ad esempio, qualche anno fa ho fatto una statistica sull'engulfing bearish, una candela che mangia la candela precedente, una classica configurazione di analisi tecnica tra quelle che funzionano meglio a naso, perlomeno uno che le osserva dice: ma questa funziona, si ripete nel tempo su tanti time frame, e uno discrezionalmente ha l'impressione che effettivamente funzioni, perché tante volte l'ha vista funzionare. Poi vai a fare un trading system, cioè vai a verificarlo statisticamente quante volte ha avuto efficacia negli ultimi 10 anni, e qui la statistica parla chiara, ma si può fare anche con un foglio Excel, e ti rendi conto che è una percentuale di successo del 52%, quindi molto, molto più basso di quanto non sia la percezione. E quindi questi sono più o meno i motivi: l'effetto leva, la strategia. Insomma, la strategia deve essere chiara, precisa, sicura, e deve essere sempre applicata nello stesso modo. C'è un mio collega, faccio mie le sue parole, che dice: il trading, o fare trading, deve essere noioso, deve diventare noioso, bisogna diventare annoiati a fare trading, bisogna diventare annoiati a fare trading, proprio perché deve essere talmente ripetitivo, talmente meccanico, talmente certo e sicuro, che ti devi addirittura annoiare senza metterci troppo del tuo o troppe cose. Insomma, una volta cosa che funziona, deve andare avanti così, ecco. Senti, ci sono dei libri o altre risorse che ti hanno ispirato o che comunque consiglieresti? Ma Sia non, non, non,
Sia di trading che anche di altre cose, ma che comunque poi ti hanno aiutato nel trading. No, non me ne viene in mente nessuno in particolare, ne ho letti tantissimi, la casa editrice Trading Library, ne ho letti, che è ovviamente una casa editrice specializzata in questo tipo di pubblicazioni online. Io libri ne ho tantissimi, ne ho comprati, sono libreria piena, li ho letti tutti, no, non ne ho uno in particolare, forse il primo, il Murphy, l'analisi tecnica dei mercati finanziari, un vecchissimo libro, la pietra miliare, la base fondamentale dell'analisi tecnica, ecco, forse quello sono, è proprio il primo libro di analisi tecnica, il Murphy, appunto, quello che ti fanno studiare anche durante il corso della SIAT, ecco lì, vedi per la prima volta, o perlomeno io ho visto per la prima volta. Sebbene sia un libro dell'86, pubblicato in Italia negli anni 90, eccetera, vedi per la prima volta sui futures esattamente che cosa sono i triangoli, cosa sono le configurazioni di inversione, configurazioni di continuazione, le trend line, la teoria di Dow, gli oscillatori, le costruzioni matematiche, eccetera, eccetera. Ecco, quello è la base. Forse oggi come oggi addirittura non è necessario, perché basta cliccare su Google e viene fuori tutto e di più. Sì, fondamentalmente le fonti sono tantissime, ma per quanto mi riguarda non ho nulla di particolare da segnalare, nulla che mi abbia illuminato, anche perché, ripeto, ho letto tanto e da ogni libro c'è sempre stata una pagina che ho strappato, ho fotocopiato e l'ho messa come uno dei tanti tasselli per crearmi la mia serie, le mie Certo. serie di strategie. Senti, siamo arrivati alla domanda finale che è provocatoria, visto anche quello che abbiamo detto prima sui capitali necessari per fare trading, per cui so già che è molto complicata la risposta. Allora, ti svegli domani mattina, non c'è niente di quello che hai costruito fino adesso, però hai tutte le conoscenze che hai acquisito nel tempo, hai un PC con una connessione e le spese pagate per un mese e 10.000 euro su un conto, che cosa fai? Che, come abbiamo detto, Io sono pochi per fare trading, insomma. quello che farei è fare trading da capo, perché so fare solo quello, so fare solo quello. Purtroppo poi uno deve sapere fare le necessità virtù, e quindi mi arrangio, farei qualunque tipo di attività. E con questa condizione però non posso fare trading, 10.000 euro sono pochi. Se aumenti il capitale e mi dai 3-4 mesi di spese pagate, sì, ricomincio a fare trading con queste condizioni così rigide. No, devo cambiare mestiere. La No, domanda è purtroppo proprio è sì, una no, brutta no, risposta, lo so. no, Lo so che è una brutta risposta, lo so che è una chiusura che non dà la no, ciliegina sulla torta all'intervista, però ma è con istruttiva, 10.000, no? È ribadisco che con istruttiva. Esatto. 10.000 non si va da nessuna parte, non vivi, insomma, non c'è niente da Siccome fare. sembra essere un concetto che fa fatica a entrare nella testa delle persone, questo del capitali necessari, no? Allora ci tengo a far passare, per cui secondo me la tua risposta ci sta benissimo, perché è Certo, importante, non è un certo, certo. qualcosa su cui si può, anche perché appunto se non hai un capitale di una certa consistenza tendi ad avere un rischio molto più alto, no? A Sì, livello di certo. leva, eccetera, e quindi comunque si mettono in moto dei meccanismi che con un capitale adeguato riesci a evitare di più, abbassando il Sì, no, rischio, insomma. sì, ma prendendoci bene. Spesso quel mese lì potrei anche essere fortunato di portare a casa 800, 1000 euro, se proprio sei molto fortunato, ma con 1000 euro non è uno stipendio sufficiente, penso, per una famiglia, e comunque ti sei comunque preso molti rischi, insomma. Sì. È più facile che te ne trovi 7 piuttosto che 11, ecco. Perfetto, ti ringrazio moltissimo per il tuo tempo, è così. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a Grazie. te, ciao, buon trading. Grazie.
Se hai voglia di cambiare le tue abitudini negative, non dimenticare di dare un'occhiata a Trader Focus, il primo corso di vita da trader upskilling che ti potrà aiutare a portare più focus e concentrazione nel tuo trading.